Il benessere, nella mia visione, è la rispondenza alle esigenze del cliente. Quindi un cliente molto capace di definire cosa vuole, effettivamente ottiene la massima qualità che è il benessere. Ma il benessere è anche il fine di qualunque architetto, perché un'operazione architettonica mette al centro la persona e il suo benessere. Quindi è il vero fine. Purtroppo oggi invece il benessere è diventato identitario di uso una maglietta in inverno e metto una felpa in estate negli ambienti chiusi. E siccome noi viviamo al 90% dentro ambienti confinati, siamo anche definiti la generazione indoor, generazione molto allargata perché tutti i viventi oggi lo sono, abbiamo perso lo scollamento da quello che è il clima nel quale l'edificio si inserisce e un'abitudine a saper stare in contatto con l'esterno e quindi con la natura. Io direi che benessere invece quindi oggi dovrebbe diventare collegamento con la natura, dovrebbe essere una parola benessere uguale natura e gli ambienti indoor devono sempre più ricorrere a materiali naturali, rinnovabili ovviamente, ma che non abbiano effetti nocivi sulla salute, perché proprio questo fatto di stare troppo indoor all'interno di materiali artificiali con impianti che ci creano delle condizioni di benessere così scollate dall'ambiente esterno ci sta facendo ammalare. Definire che un materiale possa essere la transizione ecologica sarebbe un miracolo, nel senso che è evidente che il sughero è uno dei materiali che abbiamo a disposizione. Il sughero ha una serie di proprietà meravigliose che hanno tutti i materiali naturali, che è quella della rinnovabilità, quindi la possibilità di ricrescere. In più il sughero nasce proprio con questa accezione, perché viene tolto in una stagione e rinasce la stagione successiva, quindi è proprio un elemento che si rinnova con grande particolarità. Io trovo però molto bello, per esempio, nei materiali di Diasen il fatto che il sughero che viene utilizzato sia un sughero di scarto, di riciclo, di riuso, di riutilizzo, di un qualcosa che già di per sé è rinnovabile. Quindi unisce un concetto di economia circolare a un concetto di materiale rinnovabile e quindi forse diventa un po' l'emblema di quella che è la strada che bisognerebbe prendere, che non è necessariamente legata al sughero, ma che è legata a un metodo e a una modalità di utilizzare i materiali. Ormai quasi 10 anni fa abbiamo portato una casa che si chiamava Med in Italy, cioè il Mediterraneo in Italia. Sostanzialmente era l'idea di giocare col Made in Italy in una gara internazionale e abbiamo vinto il terzo posto. 2 anni dopo ci abbiamo riprovato e abbiamo vinto il primo, per cui abbiamo dimostrato che il Mediterraneo, il costruire edifici sostenibili, edifici attenti a un clima estivo, è un qualcosa di vincente, è un qualcosa che comporta una superiorità a livello internazionale. Noi abbiamo un compito difficile, che è quello del caldo, l'abbiamo però sempre avuto e oggi tutti i nostri colleghi, fratelli del nord dell'Europa si cercano di affrontare questo problema, ovviamente con sistemi molto più rudimentali dei nostri. Quindi sono certa che il modello mediterraneo diventerà centrale in questo percorso, in questa analisi, in questa storia. Purtroppo però assistiamo ancora a questa gara che io definisco fallica, perché non so come altro chiamarla, degli architetti che si rincorrono per fare l'edificio più alto, e questo edificio più alto è sempre fatto in vetro e è sempre alimentato dagli impianti. L'ultima delle città del Far East è Milano con il suo skyline e io credo che questo atteggiamento sia quello che disturba un processo di veramente attenzione, di lavoro serio di architettura, che non ha niente a che vedere con diciamo il sottostare ai dettami dell'industria del vetro. Beh, comfort, bellezza e salubrità sono 3 temi, direi, sinonimi di architettura. Se mettiamo al centro la persona e gli vogliamo dare il benessere, ovviamente questo benessere si ottiene attraverso un comfort che è visivo, olfattivo, acustico e termico, ovviamente, anche igrometrico. La bellezza fa parte del progetto, in qualche modo l'architetto tenta di portarla in campo anche se non è oggettivabile. Salubrità, l'abbiamo detto, è il fine più importante che ci dobbiamo dare oggi, perché gli edifici più recenti sono edifici in cui ci si ammala. Bisogna ritornare a progettare con un legame con l'esterno, con la possibilità di aprire delle finestre, con la possibilità di ventilare gli ambienti, con la possibilità di utilizzare dei materiali che non abbiano composti organici volatili emessi alle temperature ambientali nelle quali viviamo.